Ci saranno mai dei veri incontri in Italia? Ti adoro. Allora, mi sono già iscritto a Tinder, ragazzi. Fate tutti swipe up e mi raccomando, ci saranno un sacco di incontri. Benvenuti su questo nuovo e fantastico video. Sempre io con la mia amica Arianna a casa sua. Siamo Ciao. starsizio, eh. Vabbè, Grazie. potevamo essere a Monza. No, scherzo, io adoro tutto. Tutto il mondo. Sì, tutto il mondo, così, sì. Prima abbiamo fatto una mega live. Mega, non lo so. Una live. Live. Beh, una live in cui almeno non mi si è scaricato il telefono, quindi già E che progressi. non è partita a caso. Sì, ma è partita a caso prima. E vi abbiamo chiesto di farci delle domande e così vi rispondevamo. Quindi adesso noi prenderemo tutte le domande che mi avete fatto su Instastory. Ragazzi, se non mi seguite ancora sul mio Instagram in italiano, involontariamente perché non sapevate che avevo un Instagram italiano, fatelo. Se invece non mi seguite volontariamente, Disonore sulla carbone, vostra bocca. carbone. Disonore su te, disonore sulla tua Sulla famiglia famiglia e e su. carbone, 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 carbone. carbone. Iniziamo subito. Da quanto vi conoscete? Noi ci siamo conosciuti l'anno che è uscito Harry Potter, o forse l'anno prima, quindi nell'anno Sì. 2000 o giù di lì. Sì, Eravamo come. piccolissimi, tipo Sì. all'asilo quasi. Che scuola hai fatto? Mi vuoi sposare? Penso che sia per te. No, lo so, eh. Vabbè, magari Oddio, chi diceva è? tutti e Non lo due. so. La Flo 13. Prima invitami a cena, mandami dei fiori. Invitami. Non lo Devi so. fare il corteggiamento. Esatto. Comunque tranquilla che anche se mi inviti a cena, probabilmente offro io. Ma è così difficile come si dice imparare il giapponese, visti i triloni di kanji? Ma in realtà no, non è così difficile, perché anche se non sai tutti i kanji, va bene, poi i primi, almeno un 300 li te li impari. Però una volta che sai quelli, un Un pochino. tutto di Secondo te. me il giapponese non è così difficile da imparare, cioè è molto più difficile imparare il cinese. Sì, perché comunque ha delle regole molto ferree, se tu te le impari. Andiamo avanti con questa nuova domanda fantastica. Di allora non so a cazzo. Già con questo Ci nick, tra piace. l'altro, cazzo scritto come, cioè penso che sia Il una tuo dedica. cazzo. Scusa, Il tuo cazzo. il tuo cazzo, ragazzi. Io non ho detto niente. Sono io. Domanda musicale: che programma usi? Ah, che programma uso? Uso Pro Tools per fare musica. Chi se l'aspettava una domanda così? Non sapevo fossi un fan di HP. Non penso mai a Harry Potter, ma penso sempre alla mia stampante. Non so. Oh mio Dio, che battuta pessima! Battuta pessima. Sax, che è questo mondo succhia, è Nick, ci chiede: ma perché fai i video in italiano? Facendo i video in inglese potresti avere più successo, no? E Eh quella è sì. una bella domanda, in Eh no, ma in realtà. effetti c'è anche una risposta molto logica. Allora, innanzitutto se faccio i video in italiano, non lo so, perché in effetti io mi sono sempre sentito un po' a disagio a fare i vlog. E diciamo che adesso ho preso un po' di confidenza, però non è che pensavo realmente di riuscire a fare dei video in realtà. Cioè, volevo provarci, ho detto ci provo, ho detto ci provo in italiano perché la vedevo meno invasivo, no? Perché sapete, facendo musica, non lo so, però sai, avevo paura di come sarebbero venuti, di come la gente li recepisse e mi sembrava in italiano non avendo nessuno che mi conoscesse in Italia perché oggettivamente prima di fare il canale in italiano molto poco mi No, conoscevano e se mi conoscevano mi dice, ah no, lui non può fare visual kei o cose così perché sono italiano, quindi ho iniziato in italiano perché dalle foto, dalla musica, la gente pensava che me la tirassi o cose così. Cosa che chi mi conosce sa che non è così. Cioè, se lo attiro, ma lo dico, è sempre sul ridere, non è mai che sono sì, serio. no, faccio finta di tirarmela. Sì, perché E non. tutto Cioè, nel senso, diverso, io te la i miei tiri. amici lo sanno, c'ho amici da una vita, non sono mai Se la cambiato in tirava non nessuno. era amico mio. Ma infatti, e quindi, ma Proprio. poi non sarei stato neanche amico mio. Ti Mamma saresti mia, mi disconosciuto. sarei Pensa a disconosciuto, me come basta. mai. Neanche mia madre mi avrebbe rifiutato. Va Madre. bene, e quindi no, però inizierò a farli in giapponese e poi magari se prende bene, magari in futuro un pochino li vorrei fare in inglese. È che mi sto affezionando troppo alla mia fanbase italiana, quindi inizio con quelli in Ma perché siamo giapponese. Ah, siete bellissime. bellissimi, quelli vi adoro. Andiamo avanti. Vorrei tanto imparare il giapponese, potresti darmi qualche consiglio o sito dove poter iniziare? Allora, ti consiglio un libro che si chiama Minna no Ne ho sentito Nihongo, che è parlare quello con anch'io. cui ho studiato io e penso che si trovi in internet. Io l'ho trovato un bel libro. Per iniziare, secondo me ti do una bella infarinatura, Ma quindi Minna no sono Nihongo. Siti non ne conosco quelli. purtroppo, Ma però sono ti libri. consiglio di iscriverti a tutti i miei canali, ma Ovviamente, ovviamente perché già mi lo dà farei. le informazioni. Appena scritto Bora di Persi in Corea. Se va, ci vediamo domani. Garibaldi è perfetto. È a 20 minuti da casa mia e poi sono direttamente sulla Lilla. È vero che sembrava la Marini in questo. Ah, una bella voce. Sì, Bella. sembrava la Marini. Vorresti avere un domestico? Sì! Andiamo avanti con le domande. Grazie mille per i video che fai perché mi fanno appassionare ancora di più al Giappone. Verrai mai a. Purtroppo non si legge tutta la domanda. Verrai mai a T punto. Si legge fino lì. Teramo, Ah, Torino. Taormina.
Taormina. Secondo me è Torino, perché me l'hanno chiesto in mille. Nero 2199, mi stai chiedendo di Torino, vero? Probabilmente sì, però non so quando. Secondo te è corretto seguire un sogno anche se sai molto probabilmente di non riuscire? Vabbè, questo lo riesco a leggere fino qua. Anche se sai, penso che dirà anche se sai che di non poterlo raggiungere. Ma secondo me, guardate, come dico nella mia canzone Flower. Se non ve la volete comprare la potete ascoltare gratis su YouTube. Non è per propinarvela che ve la dico, però è una canzone che comunque l'ho pensata e proprio parlavo di questo argomento. Secondo me è bello porsi degli obiettivi, però guardate, sogno irrealizzabile sì, però cercate sempre di avere un sogno irrealizzabile magari all'orizzonte, però di mettere tanti piccoli step, magari non connessi a quel sogno lì, però comunque che potete raggiungere. Perché comunque secondo me per riuscire a farcela e andare avanti bisogna anche essere soddisfatti e raggiungere dei piccoli traguardi. Quindi sì, perché sennò snervante. Sì, perché per esempio non è che io, per esempio, ho aperto il canale italiano, non è che pensavo, oh che bello, il mio sogno è arrivare a 1 milione di iscritti. No, il mio sogno era arrivare, cioè il mio obiettivo era arrivare magari a 1000, a 100, non, cioè poi mano a mano aumenta, perché adesso sono a 24.000, il prossimo sarà magari 30.000, le vedo come un traguardo raggiungibile. Però manco ai 100.000 io l'ho pensato, perché secondo me è bello comunque porsi anche dei piccoli obiettivi. Poi comunque è bello sognare, non c'è niente di male, a patto che questo non diventi la vostra prigione da cui non riuscite a uscire perché non riuscite a raggiungere un sogno. Avere un sogno realizzabile secondo me è bello, a patto che non vi chiuda dentro. Ma di secondo voi. Me se, che poi l'ho fatto a te la domanda, ma chi se ne frega, vabbè, non l'ho fatto in generale. Se parti con l'idea che è realizzabile ti butti già un po' ma giù. Infatti anche devi avere me... un po' di, cioè abbi fiducia nel tuo sogno, poi se obiettivamente dici ci sono una serie di difficoltà, prova ad avvicinarti, magari c'è qualcosa di simile. E anche se c'è qualcosa di simile che non è quello, non vuol dire accontentarsi, vuol dire comunque avvicinarsi sempre di più magari all'obiettivo e poi riuscire effettivamente a realizzarlo. Comunque non c'è nulla di male nell'accontentarsi, perché è una cosa che tanti non riescono ad accontentarsi di quello che sia. Accontentarsi è una cosa importante. Rassegnarsi è sbagliato. Sì, giusto, sono diversi ed è giusto capire. Guardate che secondo me è quasi più importante di essere felice di essere contenti. Perché essere felice sembra qualcosa di un po' che può finire in qualche momento. Essere contenti vuol dire che sei contento di quello che hai e comunque apprezzi. Perché per esempio tante cose che magari belle che ti succedono durano anche poco. Però se tu sei contento, tu accetti che queste cose durano poco e vivi felice per quello che ti hanno dato. Per esempio magari una relazione che è durata un mese però è stata una cosa bellissima, sei magari contenta di un viaggio che hai fatto in Giappone magari 2 settimane, però ti è rimasto nel cuore tutto questo tempo, sei comunque contenta di esserci andata, non sei, eri felice però poi te ne sei dovuta andare, diventi triste. No, se sei contento ti rimane. Oh mio Dio, spero di averti risposto in modo esaustivo. Ci saranno mai dei veri incontri in Italia? Ti adoro. Allora, mi sono già iscritto a Tinder, ragazzi, fate tutti swipe up e mi raccomando, ci saranno un sacco di incontri, dureranno dai 15 ai 20 minuti, quindi preparate tutto perché io non porterò nulla. Ti chiedo solo quando sarai a Milano. Domani sarò a Milano, sì. Però questo video sarà caricato tra 2 mesi. No, comunque tranquilli, organizzerò un fan meeting a Milano perché vedo che video super attive, però non so ancora quando, a breve. Perché hai deciso di vivere in Giappone? Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo è fare la modella e l'ho raggiunto. No, ho deciso di vivere in Giappone perché in quel momento era una cosa che volevo fare e io quando ho un obiettivo di solito che mi pongo riesco a raggiungerlo. Qual è il tuo obiettivo? Il mio obiettivo adesso sarebbe riuscire a reinventarmi in un paese diverso dal Giappone, perché io comunque ormai lavoro quasi sempre con la Cina, però in Giappone sono troppo comodo, diciamo, quindi vorrei reinventarmi in un altro paese. Vuoi metterti alla prova? Sì. Vabbè, già che ti sei, rispondi anche te, qual è il tuo sogno? Io lo sto cercando il mio sogno, questa è la cosa interessante. Il mio sogno è avere un sogno. Oh mio Dio, sta per finire la batteria, ragazzi. Sono contento che comunque il video ti sia piaciuto, un 75% è comunque tanto. E comunque io abbraccio tutti, chi c'è laggiù non importa, abbracciamo tutti, abbraccio anche tutti voi fan. Ok ragazzi, saluto da Yari che mi edita il video. Purtroppo ragazzi sta per finire la batteria, quindi non rispondiamo all'ultima. Hai un traguardo di iscritti che desideri? No, guarda, mi bastano pochi ma buoni, perché sono contento, anche se rimaniamo a 24.000 sono contento. Se arriviamo a 100.000 sono ancora più contento, se arriviamo a 1 milione, yuppidoo, acquistiamo il mondo. Esatto. Allora, hai consigli da dare a chi sta per approcciarsi con ansia allo studio del giapponese? Buttati. Ragazzi, vorrei rispondere a molte più domande, ne sono arrivate moltissime, mamma mia. Quando viene a Roma presto? Veramente sono arrivate, guardate quante domande sono arrivate, infinite. Che non c'entrava tu. Sono gli acari della polvere che parlano.
Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.